Ed ecco Abdella DTR che sta per tagliare il traguardo. Siamo poco al di sotto l'ora e 10 che scatta in questo momento. Ecco la sua vittoria della 47esima edizione della corsa al Monte Faudo e anche il suo record, che ricordiamo era 1:11:54 su questo percorso, 1:10:13, il tempo ufficioso che dovrà poi essere convalidato dai giudici. Certo è che è stata una grandissima vittoria. Abbiamo visto, insomma, ti disturbiamo subito mentre ti riscaldano, una grande vittoria, un forcing già sull'asfalto e poi hai preso il volo qui sullo sterrato. Sì, è stata una bella gara perché ho provato da più o meno dal quarto chilometro a tenere il mio ritmo per fare il record. Ho visto dal primo chilometro che ci sono solo due o tre. Ho provato con Zane Jod, che sta arrivando adesso e che è stato anche lui forte. Purtroppo ha fatto anche lui il record. Quindi vuol dire che è stata una grande gara se in due avete battuto il record. Sì, è stata. No, mi dispiace per lui perché è il primo, purtroppo solo per il primo. Cioè, anche se ha fatto il record. È un grande atleta anche lui. Ed ecco, raggiungiamo subito Lorenzo Trincheri, che ha da poco tagliato il traguardo. Una giornata da lupi. Ma lo era per tutti, dunque. Fa parte del gioco, è bello anche così. Beh, quest'anno è andata alla grandissima, insomma, un'altra tua grande prestazione. Ma è un percorso che secondo me è più congeniale alle mie caratteristiche. Poi qui è il mio mondo, mi piace, c'è la mia gente, c'erano i miei tifosi a Santa Brigida e dunque era giusto cercare di onorarla al meglio. Ecco, una gara che ritorna al passato, come hai giustamente detto, si parte subito in salita, quindi meno spazio magari ai maratoneti che prendevano un po' di vantaggio e si parte subito per gli specialisti. Eh sì, lì è una gara che comincia subito a salire, come hai detto te, dunque non arrivi a Dolcedo che devi avere dei gran ritmi, qui devi avere gran forza nelle gambe. Come dicevo, io preferisco questo percorso, mi dispiace solo che non passa più per Dolcedo, però non si può far contenti tutti. E questo tempo ti aiuta o ti dà fastidio? Ma, come dicevamo Federico, lo è per tutti, dunque ogni gara ha la sua storia, oggi era così, peccato per gli organizzatori che per tre giorni hanno dovuto combattere col maltempo, però come dicevamo fa parte del gioco. Ed ecco l'arrivo della prima donna, è Ornella Ferrara, già vincitrice tre volte della corsa al Monte Faudo. Ricordiamo che il record della gara su questo percorso era 1:46:49 ed è ampiamente sotto. Ornella taglia il traguardo con il tempo ufficioso di 1:28:51. L'avevamo già lasciata in testa alla gara quando l'avevamo sorpassata davanti a Kuzminska, che l'anno scorso era arrivata seconda. Vedremo a che punto arriverà. E quindi c'è una vittoria con il record della gara per Ornella Ferrara, che disturbiamo subito. Intanto il fascino di questo percorso che ritorna all'antico. Sono stata un po' ammalata, quindi devo dire che ho fatto un po' fatica, però sono molto contenta perché insomma sono un po' i miei percorsi questi dove mi alleno, e poi la gente che ci teneva che io vincessi, e quindi sul percorso tanto tifo, speriamo si ritorni ancora come una volta con tutto il pubblico, tanto pubblico, grazie anche agli organizzatori che si impegnano sempre, e spero quindi di aver contribuito un po' a aiutare a ripromuovere questa grande gara, faticosa perché oggi anche il tempo non ci ha aiutato. Oggi tempo però, da lupi. Sì, però quando poi si arriva qua in cima è veramente bello, e quindi adesso sono contenta. Quarta vittoria al Faudo. Ma veramente ho perso il... se lo dite voi. Il record della gara. Sì, questa è la prima edizione, quindi il record era di tantissimi anni fa, e sì, sono contenta di averlo fatto io per la prima volta. Poi magari il prossimo anno verrà qualcheduna più forte per provare a batterlo. Comunque per me quest'anno grande gioia. Complimenti, ti lasciamo andare al caldo. Grazie a tutti, ciao.